James arriva in un bellissimo hotel infestato dai fantasmi in montagna. Incontra tre persone nella hall: Gemma, Mike e Peter. Ognuno di loro dice di essere il manager dell'hotel. Puoi aiutare James a capire chi è il vero manager? Dai un'occhiata a Gemma, al badge con la foto di Mike, e in base al badge Mike è un addetto alle pulizie. Peter invece ha in mano un passaporto con la foto di Gemma, perciò lei è probabilmente un ospite. Quindi Peter è il vero manager dell'hotel. Peter dà a James la chiave e gli dice: è il nostro attico, la stanza è tua se riesci a trovare il buco della serratura che corrisponde a questa chiave. Riesci ad aiutare James a svolgere questo compito? Il buco della serratura giusto è il terzo. James può scegliere fra tre ascensori per salire nella sua stanza, ma solo uno di essi è sicuro. Quale suggerisci? C'è un fantasma nascosto nello specchio del primo ascensore e il terzo non ha un pavimento, quindi quello da scegliere è il secondo. James sta camminando nel corridoio e nota tre strani particolari. Li vedi anche tu? Le porte non sono per niente in ordine di numero. Il quadro sul muro si muove e c'è un serpente nascosto dietro questa pianta. James entra nell'attico, ma immediatamente fugge via urlando. Perché? Delle mani invisibili stanno suonando il piano. James chiede a Peter di dargli un'altra stanza. Peter gli propone tre opzioni. Quale deve scegliere James? Nella seconda stanza ci sono ragni tra le lenzuola. Nella terza stanza c'è un lupo mannaro nascosto sotto il letto. Quindi la prima stanza è la migliore. James disfa la valigia e finalmente fa una doccia. Poi ritorna nella stanza e scopre di essere stato derubato. Riesce a capire cosa è stato esattamente rubato? Una scatola di fiammiferi, dei lacci per scarpe e un libro. James è sconvolto perché tiene tutti i suoi soldi nel libro rubato. Chiama la polizia ma non c'è linea. Allora decide di andare in macchina ma rimane bloccato nel traffico. Riesce a capire quale auto deve muoversi per prima? La terza macchina si deve muovere per prima in retromarcia. Alla fine James riesce ad arrivare alla stazione di polizia. Vede due donne dietro le sbarre. Una di loro è la moglie della guardia. Riesce a capire quale? La seconda. Hanno dei ciondoli simili. Il detective Green ascolta la storia di James e si reca all'hotel. Trova tre sospetti e fa loro un'unica domanda. Siete entrati nella stanza di James dopo di lui? Mike risponde: no, ho pulito quella stanza la mattina presto e non ci sono più entrato. Maya dice: sto nella stanza accanto e ho sentito James cantare nella doccia, ma non sono entrata nella sua stanza. E Peter risponde: no signore, sono stato nella hall tutto il tempo, non rischierei mai il mio lavoro per rubare un libro. Riesci a individuare il ladro? Peter, il detective Green non ha mai detto cosa è stato rubato. James ottiene il lavoro al posto di Peter.
Il suo primo compito è occuparsi di questi quattro nuovi ospiti appena arrivati. Ma vale la pena accogliere nell'hotel solo due di loro. Chi? La prima donna è un fantasma. Guarda i suoi piedi, sta levitando. E il quarto uomo è un ladro. Sta rubando la carta di credito dalla borsa della seconda persona. Quindi solo la seconda e la terza persona potranno essere ospitate. James va al ristorante per cenare. Il cuoco gli prepara un piatto pieno di sushi. Ma James non si è lavato le mani, quindi si alza per andare in bagno. Quando ritorna, vede che qualcuno ha mangiato un paio di cose dal suo piatto. Interroga tre sospettati. Gemma, un ospite, dice: «Tesoro, stai scherzando? Sono allergica al pesce!» Tim, il cameriere, risponde: «Ero troppo occupato. Ho preso un ordine dall'altra parte della sala e non ho guardato il suo tavolo, mi dispiace!» Carl, il cuoco, dice: «Che peccato! Avevo preparato il sushi solo per lei!» Chi sta mentendo? Gemma, se è allergica a tutti i tipi di pesce, perché ha ordinato una aragosta? James va nel seminterrato dell'hotel per controllare il magazzino. Ecco come si presenta adesso. Ed ecco com'era stamattina. Riesce a vedere cosa manca? Due secchi, uno spazzolone e un accappatoio. James si perde nel seminterrato e trova tre porte per uscirne. Dietro ogni porta c'è una sorpresa. Un pagliaccio spaventoso dietro la prima, un lupo affamato dietro la seconda e la terza è piena di gas tossico. Qual è la via più sicura? La prima. Anche se il pagliaccio è spaventoso, chi ha detto che è pericoloso? C'è un'interruzione di corrente nella zona dell'hotel. Circa un'ora più tardi, alle 10 di sera, i tecnici finiscono di riparare il guasto e torna la corrente. James ritorna nella hall e incontra un ospite, Nancy. Sta piangendo perché qualcuno le ha rubato tutto il denaro e i gadget dalla stanza. James trova tre sospetti e fa loro una domanda. Che cosa hai fatto nell'ultima ora? Kim dice che si stava rilassando al ristorante e non ha niente a che fare con la rapina. Alex ha passato tutta la serata a sciare nello ski resort dell'hotel. E Robin è appena arrivata in città ed è stata un'impresa a trovare l'hotel nel buio. Chi è il ladro? Alex, come si fa a sciare nel buio totale? James va a farsi una doccia. Trova tre saponette dell'hotel, ma solo una si può usare senza problemi. Riesce a indovinare quale? La prima saponetta è scaduta un sacco di tempo fa. Guarda la data, è stata fatta nel 1980. E c'è uno scorpioncino nascosto dietro la terza. Quindi James può usare solo la seconda saponetta. James decide di fare una camminata intorno all'hotel prima di andare a dormire. Purtroppo si perde in giardino e adesso deve uscire da questo pazzesco labirinto. Riesci ad aiutarlo? Questo è l'unico modo per trovare la via. Carl, il cuoco, sta preparando una zuppa unica seguendo la ricetta di sua nonna. Mescola tutti gli ingredienti eccetto l'ultimo. Improvvisamente un soffio di vento fa volare via la ricetta e il pezzo di carta va a finire nel fuoco del camino. Il cuoco è disperato, non ricorda l'ultimo ingrediente, ma sa per certo che è tra le spezie in cucina. E sa anche che la zuppa deve diventare arancione. Riesce ad aiutare Carl a finire la zuppa? Se mescoli rosso e giallo, ottieni l'arancione.
Ecco perché Carl deve aggiungere le spezie rosse e gialle. James legge le recensioni dell'hotel online. Lucy ha scritto: «Mi hanno dato una stanza con vista sul giardino, ma io volevo le montagne. Comunque il cibo è buonissimo». Giselle ha scritto: «Questo hotel è rumoroso e sporco, i tappeti nella hall sono macchiati, che schifo! Una stella!» Jessica ha scritto: «La scorsa notte ho visto un fantasma nella mia stanza, questo hotel è davvero infestato!» Una di queste recensioni è falsa. Quale? La seconda recensione è falsa. Non ci sono tappeti nella hall.